Ciao a tutti e benvenuti alla sesta puntata di Traffic. In questa puntata una grande novità, due nuovi personaggi Traffic, Babi e Sophie. E in più tratteremo un argomento molto delicato, l'omosessualità. Pensate, c'è ancora chi la vuole curare, ma guardiamoci il servizio. Nella storia, l'omosessualità è sempre stata presente e anche tollerata. Un esempio è la società dell'antica Grecia, dove si poteva amare benissimo uomini e donne, indistintamente, in quanto i greci cercavano il bello indipendentemente dal sesso di chi amavano. E amare i ragazzi da parte di adulti era permesso dalla legge. Lo stesso accadeva nell'Alto Impero Romano, dove si praticava l'omosessualità, ma con schiavi o liberti. Anche uomini illustri come Giulio Cesare o imperatori come Adriano avevano rapporti omosessuali. La prima testimonianza di omosessualità tra donne la troviamo negli scritti della poetessa Saffo, la quale era di Lesbo. Lei aveva aperto una scuola per fanciulle, dove imparavano a vivere, le buone maniere e venivano iniziate dal punto di vista sessuale. La storia dunque ci testimonia che la natura dell'uomo è complessa e non ha senso unico, e anche la biologia ci conferma tutto ciò, in quanto i due sessi hanno gli stessi ormoni, ma in quantità differenti tra uomo e donna e tra individuo ed individuo. Ciao ragazzi, siamo insieme a Francesco Artegiani, psicologo e sessuologo. Francesco, ma ci puoi spiegare che cos'è l'omosessualità e se è una cosa normale? L'omosessualità, partiamo dall'inizio, diciamo, precedentemente era una patologia, no? Era stata iscritta dentro un registro dei professionisti, dei medici, dei psicologi. E era stata descritta come una patologia. Dal 1983 l'omosessualità non è più chiaramente una patologia. Che cos'è? Intanto sfatiamo qualche luogo comune. È normale, siamo davanti alla normalità, anche perché fondamentalmente parliamo di orientamento sessuale. Come per gli eterosessuali, diciamo, il piacere, il desiderio, l'attrazione si sposta verso un membro del sesso opposto, per l'omosessuale invece l'orientamento sessuale, quindi, come dicevo prima, desiderio e attrazione, si spostano verso una persona dello stesso sesso. Adesso come adesso, purtroppo ci troviamo davanti a una situazione dove i pregiudizi pesano, purtroppo, e fondamentalmente ci troviamo non solo davanti a un discorso di pregiudizio, ma quando il pregiudizio poi arriva al comportamento, c'è la discriminazione. Atti, abbiamo visto, cioè la cronaca è piena di atti di violenza verso l'omosessualità e le persone omosessuali. È altrettanto vero che, come dicevo prima, siamo davanti alla normalità e che fondamentalmente non dobbiamo fermarci davanti al discorso del diverso, che purtroppo permea, speriamo sempre meno, la società, ma più che altro siamo davanti a una persona che è come noi, una persona che è libera di amare chi vuole e quindi che non può, anzi non deve essere oggetto di discriminazione e di pregiudizio. Perché la gente ha paura di loro? La paura, diciamo, è un'emozione primordiale, la paura è verso tutto ciò che è diverso da noi. Purtroppo siamo anche certe volte oberati, appesantiti da il pensiero di massa, e questo va piano piano rotto, va disgregato attraverso cosa? Attraverso una promozione non solo della salute, ma del rispetto, perché come dicevo prima ci troviamo davanti a persone. E quindi si può rapportare lo stesso meccanismo che adesso c'è verso l'omosessualità a quello che precedentemente c'era verso il pregiudizio etnico, verso tutto ciò che hanno vissuto le popolazioni nere,
e quindi discriminazione, pregiudizio, giudizi, atti intimidatori, atti aggressivi che fanno solamente male alla società e alla salute dell'individuo, anche non solamente mentale, ma in generale. Bond. James Bond. Ragazze, che cosa ne pensate dell'omosessualità? Per me ognuno fa quello che vuole. Ognuno fa quello che gli pare. Esatto, non c'è niente di male, è solo una variante così. Ah. E si può vivere tutti insieme? Sì, sì, sì. Senza problemi. In armonia? Sì, sì, sì. Beh, penso che ognuno è libero di fare quel che vuole, l'amore è uguale per tutti. Io non c'ho nessun problema, nel senso ci sono tanti che non accettano di incontrare persone o stare con persone omosessuali, invece sono tranquillissimi. Sono come gli eterosessuali. Eh certo. Beh sì, credo di sì, anzi credo che ci sia molta ignoranza e che i giovani debbano essere istruiti sin dai primi anni, quindi la scuola in questo caso è fondamentale, i docenti e i genitori dovrebbero istruire i ragazzi a... Perché siamo tutti uguali. Relazionarsi. Ma direi di sì, penso che questo è un messaggio che debba passare ovunque, in ogni istituzione, così. Abbiamo qui una ragazza che ha molti amici omosessuali. Sì, io ho 4 amici gay e non ho niente in contrario e anzi non sopporto chi li deve trattare male, menare oppure discriminare perché loro sono così. Oppure i genitori che non li capiscono, che li mandano via di casa, che non li vogliono più vedere, ma che motivo ci sta? Cioè, sono ragazzi come noi, sono persone come noi e io non sopporto chi li tratta male, anzi li farei fuori tutti se fosse per me. Non bisogna fare assolutamente le discriminazioni, giusto Sofì? Anche lei è d'accordo. Che cosa ne pensate dell'omosessualità? Ah, è la differenza! Siamo tolleranti, sì, sì, sì. Siamo tutti uguali. Tutti uguali, sì, sì. Penso sia uno stile di vita. Cioè, come l'eterosessualità, insomma, se uno ci nasce, quello è. Non penso che vada discriminata o, insomma, altre... Si può convivere fra omosessuali e eterosessuali? Sì, io ho un amico omosessuale, un amico come un altro, insomma. Non trovo nessun tipo di differenza qui. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Pablo. Allora, e qui ti volevamo chiedere una cosa molto importante, Pablo. Che cosa ne pensi l'omosessualità? È una cosa molto seria. Ma penso che ognuno possa vivere come meglio crede, non è indifferente le preferenze sessuali, quindi. Quindi si può tranquillamente convivere, no? Sicuramente sì, penso di sì. Io penso che si può convivere benissimo con chiunque, cioè a prescindere, sembra una frase fatta, la solita, la classica, però a prescindere dal sesso, a prescindere dalla razza, dal credo politico, religioso e qualsiasi tipo di cosa. Quindi insomma, poi già non mi piace dire omosessualità, siamo tutti uguali. Se tu incontri due gay, no? Che si baciano appassionatamente in una strada così molto romantico, che cosa ne pensi? Ma ognuno ha le sue opinioni. A mio avviso non insomma, posso anche girarmi dalla parte opposta. Quindi reagisci in maniera di indifferenza proprio? Sì. Diciamo di apprezza di più le ragazze che si baciano. Ma come mai è sempre così, eh? Non è più naturale. Due donne?
Sì, secondo me. Boh, poi può darsi che, cioè, per me è più naturale, può darsi che. Però anche le donne molto spesso dicono la stessa cosa. Sì, sugli uomini. Allora facciamo un bacio tra donne. Sofì? A me dà fastidio vedere coppie omosessuali che si baciano. Fratelli carissimi. Ma anche se fossero donne? Anche se sono donne. È un fattore educativo, non per altro. Secondo me in questo momento si pensa troppo alla libertà, la libertà di poter fare tutto. Ci sono cose che sono giuste e cose che sono sbagliate. Ma non voglio dire che ognuno non può fare quello che vuole. Però sono cose private. Come magari non mi piace raccontare le persone eterosessuali che raccontano in particolare la propria vita sessuale, non mi piace che le facciano i gay. Non accetto assolutamente manifestazioni come Gay Pride e cose di questo genere. Oh! E che cosa ne pensa dell'omosessualità? È una domanda da fare. Porca miseria, a 77 anni una domanda così me l'aspettavo proprio. Mi sono piaciute sempre le donne a me, figurati un po'. Però tollera che uomini e uomini stanno insieme, donne e donne? Non sono molto allenata a questo discorso, però accetto, c'è una società differente, i tempi sono cambiati. Abbiamo trovato uno ora lungo il lago lì, si voleva affogare. Si chiama? No, era uno straniero, si voleva affogare, poverino, i carabinieri. Era ubriaco, era un Viados. Ma quello sapevi che si dice Viados? No, non lo sapevo. Ma allora che televisionisti siete, ragazzi? Infatti questo aveva un bel par di pucci, un bel petto aveva questo qua, hanno detto Enviados, era addirittura senza mutande, senza slip. Le donne quando l'hanno pescato dall'acqua sono scappate tutte, non era stato castrato ancora, ne aveva esportato tutto ancora. Che cosa ne pensi dell'omosessualità? Guarda che c'è Sofì che ti ascolta, eh? Quindi attenzione a quello che dice. Cosa ne pensi? Cioè, ognuno è quello che è. Se tu incontri due gay per strada che si baciano appassionatamente, tu che cosa fai? Come reagisci? Beh, diciamo che a pelle un pochino fa effetto, devo essere sincero, insomma. Che cosa ti provoca nella pelle? Orticaria? Ma non esageriamo, orticaria no. No, chiaramente, cioè, senza essere ipocriti, fa un effetto un po' strano, mettiamola così, insomma. Non c'è nulla di male, perché comunque sia ognuno è libero, secondo me, di fare quello che vuole. Ma niente di particolare, che ognuno è libero di fare quello che vuole. Piace a loro? Benissimo, non c'è problema. Ciao Traffic. Ciao, ciao Traffic. Bella Traffic. Ciao Traffic. Ciao. Ciao Traffic. Grandi. Amici di Traffic, siamo insieme a Nikita Queen e la nostra Scivulva Queen. Ragazzi, benvenuti anche questa sera. Allora, mi diceva la signorina che questa sera tratteremo il tema di come poter curare l'omosessualità. Mi dispiace, non ho nessuna cura. Anzi, vi posso fare un corso di drag queen, un corso di come diventare gay, ma non c'è. Noi siamo orgogliosamente gay, orgogliosamente drag queen. Se volete, veniteci a trovare. Noi siamo il Dancing Queer, l'unica serata gay, l'unica serata lesbo, l'unica serata trans, l'unica serata dove ognuno si sente se stessi. Quindi non c'è nessuna cura. L'unica cura e l'unica
cosa che noi diciamo ai nostri soci è essere se stessi, sia nel posto di lavoro, sia in facoltà, sia nella propria famiglia, perché essere gay è come essere etero, vuol dire essere se stessi. E come dico sempre io al mio pubblico, l'importante è che sei felice, poi sei gay, sei etero, sono soltanto etichette. La malattia più grave che noi dobbiamo sconfiggere insieme a voi che ci state ascoltando e vedendo è l'ignoranza. Questa è la più grande, purtroppo, malattia. Siamo con suor Rina, suor Gaeta di Bologna. Bologna dell'Arcigay, del Cassero, vero? Sì, esattamente. Ma che cosa dire? Ma si può vivere insieme fra gay e etero? Sì, certo, il Cassero è un esempio tra i più importanti in Italia. Noi abbiamo le nostre serate più importanti, vivono proprio di questo insieme misto di persone che, indipendentemente dall'orientamento sessuale, riescono a convivere, integrarsi e condividere gli stessi obiettivi e fini. Venite al Cassero, venite in generale in tutte le serate gay, perché non c'è nessun problema. Tranne me. Tranne la gay. Tranne me. Amici di Traffic, siamo insieme a Patrizia Stefani del Comitato Arcigay e Lesbiche dell'Onfalos. Ma Patrizia, che cosa è successo con l'Apple? Ma è un delirio totale, perché fare dei giochini da telefono, che adesso non so bene di che si tratta perché l'iPhone non ce l'ho, non ce l'avrò mai. Vogliono curare l'omosessualità, cioè... Ma certo, ma lo facessero pure, poi di tanto noi non ci riproduciamo ma siamo sempre di più, quindi è un problema che non ci riguarda. Poi se continuano a considerarci malati, faremo tutti richiesta di pensione per invalidità e siamo tutti a posto. Ma anche perché, possiamo dirlo, nella storia siete sempre esistiti, per cui, cioè, che bisogna curare? Ah, non lo so, probabilmente bisogna curare chi vuole curarci, che c'ha grossi problemi, secondo me. Penso che sicuramente per i giovani non è un periodo facile, e credo che il lavoro che sta cercando di fare la nostra associazione è proprio quello di poter offrire uno spazio dove i giovani si possano sentire accolti e ovviamente dove non riconoscano la loro identità come qualcosa che deve essere curata. Anche perché non è una malattia. No, non lo è dagli anni 90, precisamente dal 1990. Ma neanche nell'antichità. Sappiamo benissimo che le nostre origini sono altre, che comunque in passato, in antichità, l'omosessualità era il primo passo verso la sessualità, insomma. Penso che comunque nessuno è mai andato a scuola di eterosessualità. Nessuno andrà a scuola di omosessualità e nessun omosessuale dovrebbe andare a scuola di eterosessualità. Vuoi ospitare le telecamere di Traffic nel tuo locale? Vuoi creare la tua pubblicità by Traffic? Cosa aspetti? traffic.segreteria@gmail.com. Mi aspettiamo! Che paura mi fa, non è un uomo, non confè, che tra qua. Io non prendo tra.
ma sono un amico. Carlito. Da Mario Po. Draculino e Frankenstein. Ah, io che Frankenstein. GPM Video trasforma la realtà in un sogno. Amici di Traffic, siamo con il grande Paolo Händel. Un saluto. Buonasera a tutti. Sono molto contento. Sono spettinato? No, perché sai, preso così alla sprovvista, non vorrei. Capito? Una folata di vento. Essere un poco spettinato. Sono contento, emozionato, commosso di essere qui a Tele. Traffic, che io guardo sempre, da Milano, da Roma, da New York, la seguo sempre. È bella Traffic. Bravettoni! Cosa vuole? Buonasera! Buonasera! Poi quelle scene a cavallo della prateria. È perfetto! Quei documentari. Documentari sulle tartarughe. Se non ci fosse, bisognerebbe proprio. Inventarla? No, evitare di inventarla. Inventarla. Inventarla, grazie. Ciao amici, torno a mangiare il dolce. Grazie. Ragazzi, lo staff di Traffic è stato a Forlì ad un raduno di percussionisti italiani, dove strumenti vecchi si fondono con quelli nuovi. E tra gli strumenti antichi c'è il tamburello e il cajon. Vediamoci il servizio. Le radici del cajon sono da attribuire al Perù. Qui, nel XVII secolo, si stabilirono le popolazioni che venivano dall'Africa, alle quali non era concessa nessuna forma d'espressione. Avendo la cultura africana forti radici musicali, gli schiavi cominciarono ad accompagnare i propri canti scandendo il ritmo seduti sulle casse del pesce, facendole diventare, col tempo, un vero e proprio strumento musicale. Il tamburello è uno strumento musicale a percussione della categoria dei membranofoni, tipico della tradizione popolare, ha origini antichissime. Forse esisteva già nel secondo millennio avanti Cristo ed era comune a tutte le civiltà antiche, dagli ebrei agli egizi, dai sumeri agli ittiti. Era uno strumento esclusivamente femminile, come testimoniano i dipinti. Si pensa infatti che la sua forma circolare con i sonagli attorno sia stata scelta per la sua somiglianza col sole, simbolo di Astarte, dea della fertilità. Ma vieni!
Arr! Corsica. Finisce qui questa puntata di Traffic. Se volete contattarci potete mandarci un'email a traffic.segreteria@gmail.com o nel nostro profilo Facebook Van Traffic. Ci vediamo tra 15 giorni sempre su TEF Channel, canale 921 di Sky. Ciao!